In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Angela Oancea. Ciao, benvenuta Angela. Ciao. Ben ritrovata, direi, soprattutto perché già in precedenza con la mia collega ti sei incontrata a Milano per parlare di Avvelenata con amore. Perché Avvelenata con amore? Perché proprio la scelta di questo titolo? È perché è un titolo molto importante per me. Anzitutto perché i protagonisti di questa storia sono due personaggi molto diversi uno dall'altro. Mm-hmm. Una cosa che li sta legando è l'arte, ma anche l'arte. Uno fa la musica di strada e l'altro fa la danza classica, mm-hmm. che sono due personaggi incompatibili. E quindi fino alla fine, quando nasce questo amore tra queste due persone, che io li chiamo sì. così, che non potevano essere proprio insieme, lei si fa la domanda: ma è amore questo? Si fa la domanda, se lo dà la risposta e dice che ma io sono avvelenata con amore, perché questa persona non fa parte, non ha mai fatto parte mai come ideale dell'uomo della sì. mia vita. E lei capisce che da lui arriva un veleno, è avvelenata proprio con questo amore, che lei capisce fino alla fine che sì. è innamorata, non voleva accettare, però fino alla fine si è data ragione. Ma c'è un momento del libro in cui la nostra protagonista all'improvviso perde la memoria. Che cosa accade? Perché perde la memoria? Sì, nella storia succedono tante cose, e brutte e belle. In un certo punto la nostra protagonista ha un amico di cuore, che è un pilota mm-hmm. in MotoGP, diciamo così. Sì. E lei, guardando TV, una delle sue gare più importantissime, succede che questo suo amico fa un incidente terribile e perde la vita. Lei in diretta sta vedendo la morte del suo amico. Questa è fine della fine. Qui lei perde, viene una depressione fortissima, poi perde i sensi, lo portano in ospedale, si sveglia dopo tanto tempo. Però era una relazione già finita con suo fidanzato, uh-huh. che si chiama Emis, e lei si chiama Axenia, e le danno un soprannome Ax, così più modernissimo, diciamo così. Era una relazione finita, non voleva sapere di nessuno niente. Poi, dopo che lei si sveglia da questo suo sogno lungo, non voleva far capire a tutti che lei già sia arrivata nel mondo giusto, diciamo così. Voleva fare la furba, scontare tutto, che ha un'amnesia. Sì. Non voleva ritornare alla vita. E un altro amico suo, di un compagno, lo sta svelando, diciamo così, e le dice che se vai avanti così la nostra amicizia finisce. E lei ci teneva anche a questo amico, dato che uno l'ha perso, certo. e ci teneva tanto a questa amicizia, e si è fatta scoprire, diciamo così. Ma cosa ti ha spinta a scrivere questo libro, questo romanzo, questa storia? Questa storia adolescenziale mi ha spinta a scriverla perché la mia vita passa tanto tra di adolescenti. Mm-hmm. Ogni giorno mi sto vivendo una seconda adolescenza. E questo libro l'ho scritto proprio, mi sono ispirata dai adolescenti e l'ho dedicato a loro, ai tutti i giovani e adolescenti, questo libro. Che cosa senti quando scrivi i tuoi romanzi? Mi trasformo proprio nei miei personaggi, sto vedendo, sto sentendo tutto quello che senti il mio personaggio dal libro. Ogni personaggio lo vivo a parte,
sia che un amico, sia che una zia, sia che una mamma, tutti questi sentimenti io li vivo scrivendo. Sicuramente l'argomento che più tocchi e più tratti è l'amore. Sì. Sei molto legata, ovviamente, all'amore. Ma ed immagino che tu ami anche tanto leggere, quindi qual è stato il primo libro d'amore che hai letto? Sì, una bella domanda. Mio primo libro è stato letto da me a 12 anni, che è stato Anne e Serge Golan, che si chiama Angelica e il Re. Un libro che dà tanto, perché è un libro per persone adulti, avendo solo 12 anni, sì, essendo una ragazzina, è stata una bella cosa. Tu scoprire sei già un altro mondo. Sì, infatti. Sì. Sei già al tuo secondo romanzo? Sì. E quanto è cambiato, no? Quanto sei cambiata tu? Quanto è cambiato qualcosa nella tua vita dopo il secondo romanzo? Beh, io non ho cambiato niente, neanche dopo il primo romanzo e neanche dopo il secondo romanzo. Sono rimasta la persona di prima, una persona semplicissima, con piedi a terra, e niente, mi vedo ogni volta i miei amici, più che li sento, che sono tanto lontani, e niente. Ma chi è stata la prima persona invece che ha letto il tuo romanzo? Quali sono stati i suoi commenti? Sì. La prima persona che è stato un mio amico di cuore, che si chiama Gladys, e niente, è una persona meravigliosa che non leggi mai. Dopo che ha letto, ha detto: guarda, voglio tornare a scuola e il tuo libro mi ha dato tanto, mi ha fatto capire tante, tante cose. Che io gli ho risposto: leggi di più. Ma tu a chi vuoi rivolgere il libro? Qual è il messaggio che vuoi dare? Perché realmente scrivi il libro? Ovviamente che è una storia adolescenziale, il messaggio va addirittura ai adolescenti. Col messaggio che lo vorrei dare agli adolescenti è che se vivono la vita, una bella adolescenza, senza rimorsi, senza pensare delle cose che hanno fatto, le cose sbagliate, e sempre andare avanti e non mollare mai. Questo è il messaggio che lo posso dare. Avanti sempre, non mollare mai i suoi sogni, i suoi principi, tutto quanto. Tu avevi detto nell'intervista precedente che avevi anche tanti progetti su questo libro. Ti sarebbe piaciuto vederlo sul grande schermo, è vero? È cambiato qualcosa da quando ci siamo viste l'ultima volta? È accaduto qualcosa? Sì, è accaduto qualcosa proprio una settimana fa. Abbiamo un accordo, diciamo così, un passo, per me è un passo grande avanti, e stiamo collaborando con un regista che è un regista internazionale e un regista nazionale che è italiano. Sto parlando di Juan Fernandez, che è un regista dominicano, di origine dominicana, ma è un attore internazionale con l'esperienza Hollywood. Dopo una lunga, diciamo così, discussioni, lui ha dato accordo per realizzare questa opera. E poi ci sarà anche il regista italiano Luca Levi, che è suo assistente qui in Italia, e siamo in collaborazione. Io sarò dovrei fare la sceneggiatura. La sceneggiatura. Sì. Avrò anche io un ruolo in questo progetto, sono contentissima. Assolutamente sì, e fai bene, voglio dire, un po' come dire un sogno che si realizza. E poi tra l'altro tu, grazie ai libri, riesci a trasmettere tanto di te. Ma che cosa il lettore non vede, che cosa ancora il lettore non sa della nostra autrice? Ah, vabbè, io sono una persona molto riservata, diciamo così, con la vita privata, con e con altre cose. Il mio lettore non sa che in passato sono stata una sportiva, cioè guardandomi tanto non tutti mi danno che ho una faccia di scrittore, però c'è questo dono, ce l'ho sempre da piccola. Quindi, ma ho amato in una strada parallela, diciamo così, anche lo sport, che nella vita ho fatto anche judo e poi sono stata anche campionessa per salti in lungo. Eppure lo sport sempre con me nel cuore, avanti per sempre.
A proposito di sport, tu hai un bel legame anche con la danza, con la musica, perché è di questo che parli anche nel libro. Sì, perché ho fatto anche la danza, non a livello, non a livello professionista, ma così per quando ero alle medie ho fatto anche la danza e per questo sono ispirata tanto. Il mio legame con l'arte, con la musica e con la danza è molto forte, diciamo così. E l'agio in quale mi trovo bene e per questo mi viene tanto... In questo libro è descritto molto questo argomento. Ci sono ancora dei progetti in serbo? Sì, dobbiamo finire questa collaborazione che abbiamo iniziato con questo famoso regista. Sì, Juan Fernandez, che è anche il mio professore di cinema, un actor coach, una persona sì. Molto semplice, perché quando l'ho contattato avevo anche la paura per contattarlo, però mi sono presa il coraggio e ho detto la testa non me lo prende nessuno. E invece è successo che lui è una persona molto semplice, più semplice che può essere. E quindi non ci resta che aspettare e vedere quello che accadrà. Non ci resta che aspettare, sì, questa, per realizzare questo progetto, che è un mio sogno, vedere le mie opere sul grande schermo, l'ho detto sempre. Oltre che un tuo grande sogno che si realizza, del resto è proprio scrivere, ed è per questo che siamo arrivati a questo romanzo, Avvelenata con amore. Grazie Angela Oancea per essere stata con noi. Sì, grazie a voi.